192.531 visitatori in 6 mesi e 562.000 euro di incassi. È il bilancio del successo della mostra Via Crucis e la Passione de Cristo di Fernando Botero, tenutasi dal 21 marzo al 30 settembre al Palazzo dei Normanni di Palermo, a cura della Fondazione Federico II. Numeri straordinari per l'esposizione visitata da 28.000 studenti delle scuole e 42.000 over 65 che hanno riempito di firme e messaggi ben 9 libri. Un grande successo perché abbiamo raggiunto quasi 200.000 visitatori, 198.000 visitatori, un incasso significativo, quindi è la riprova che non solo con la cultura si mangia, ma che con la cultura investendo si possono avere degli utili e le istituzioni culturali possono vivere anche senza finanziamenti pubblici. Ovviamente parliamo di un artista internazionale che ha rappresentato anche un'attrattiva per i visitatori del palazzo. Oltre 20.000 persone hanno visitato solo la mostra di Botero e non hanno associato la visita a Botero al resto della vista nel palazzo. Questo credo rappresenti il valore aggiunto di un'offerta culturale di qualità e di valore internazionale. La Fondazione Federico II pensa già al futuro con altri grandi eventi culturali, una mostra dedicata a Ligabue alla follia dal 20 marzo al 30 agosto 2016, con oltre 60 opere, tra cui quadri, tele, ceramiche e filmati. E ancora l'omaggio agli 80 anni del maestro Piero Guccione con un'esposizione dedicata agli artisti della scuola di Scicli. E infine, per la primavera del 2017, un progetto firmato da Philippe Daverio su una mostra multimediale dedicata al mare. Il prossimo evento è una grande mostra del maestro Ligabue, i volti, gli animali, i paesaggi, la follia. E quindi continuiamo con la scelta di associare alla visita al Palazzo Reale, alla Cappella Palatina, un'offerta culturale che deve rispondere ormai alla domanda di un turismo che non è solo mare e sole, ma è anche la richiesta di conoscenza, di arricchimento, di itinerari nei quali anche grandi mostre possono collocarsi.